Chiusura di un tratto di Corso Garibaldi, la chiusura è all'altezza dell'edicola di fronte alla farmacia. Nella serata di lunedì 11 marzo si è infatti rilevato un cedimento di un tratto della strada proprio vicino all'impianto semaforico. Un avvallamento della strada che è nato probabilmente dalla copiosa pioggia di questi giorni. Da qui è arrivata la scelta di chiudere un tratto della strada. Si stanno facendo ora tutte le verifiche del caso con gli scavi per capire qual è stata la problematica. Dopo le ulteriori verifiche si cercherà di capire se poter riaprire la strada oppure dover effettuare dei lavori che costringeranno a tenere chiuso per più tempo. Si tratta di un'area molto frequentata anche dai pullman, infatti le fermate sono state spostate sul lato opposto nella zona vicino a Piazza Garibaldi. Sul giornale L'Azione che troverete in edicola a partire dal prossimo venerdì troverete ulteriori informazioni. Intanto potete seguirci anche su www.sdnews.it.